HB parte il cross lungo verso Tolisso, attenzione, attenzione, cosa è successo? Bonucci di HB, Bonucci ha ammonito, ha dato il calcio di rigore, calcio di rigore, ha visto il fallo di Bonucci l'arbitro. Sì, io ho visto che sono andati a terra entrambi proprio in partenza, lo ha cinturato e lo ha buttato a terra sotto gli occhi dell'arbitro. Sì, attenzione, tutto pronto, rincorsa breve, la casette, parte lui, Buffon, miracolo, eccola qua la risposta alle critiche, Buffon pare rigore alla casette, miracolo del grande Gigi. Rivediamo. Due finte e poi è andato a sinistra, non ha calciato bene la casetta, ha calciato un rigore un po' della paura, non forte, neanche ben angolato, ma Buffon è arrivato lì. Grande risposta di Buffon. Darder, sembrava fuori gioco Fekir, ma il pallone è più largo, Tolisso, lui arrivava da dietro, il tocco per Fekir, controlla, si gira Fekir, Buffon, miracolo, incredibile, che parata abbiamo visto! Miracolo Buffon, destra, recuperare, non so che riflesso, come abbia fatto, una cosa di esperienza e anche una capacità atletica straordinaria, a quasi 40 anni l'errore di Dani Alves è da matita che rossa parata. E sono cominciano a essere troppi gli errori del brasiliano sul settore HB. Guardo dentro i lunghi, proprio verso gli HB, attenzione Buffon, incredibile, su Tolisso, ancora, non ci crede Tolisso. Tre parate eccezionali, rivediamo ancora il riflesso, ma sì, Alexandros lascia la sua posizione e va a chiudere su DHB lasciando tutto solo Tolisso. Qui è veramente Buffon, prodigioso, una lucidità incredibile in questa fase difficile. Higuain però apre, grandissima questa apertura dalla parte opposta, non se l'aspettava nessuno, era sbilanciata a destra la squadra di Genesio. Cuadrado, in mezzo c'è Sturaro, Cuadrado prova a scatenarsi, doppio passo, reiterato, va sull'esterno, prova il tiro, rete incredibile, che gol, Cuadrado, gol pazzesco, Juve in vantaggio, un gioiello a Lione. Ha fatto una cosa mostruosa perché era quasi sulla linea di fondo, ha dribblato con un movimento fulmineo Morel e da quella posizione ha centrato la porta. Lopez probabilmente si aspettava il cross, era leggermente spostato nel mezzo e quindi è riuscito a trovare, e qui ringrazia anche il cielo, ma deve ringraziare la sua intuizione, le sue gambe, la sua velocità, questo la sua potenza, perché è pazzesco, stiamo vedendo delle cose incredibili questa sera. Guardate dov'è Cuadrado, angolatissimo, ci prova, bruciato Lopez che forse non si aspettava il tiro da lì. Esatto, si aspettava il cross ed non era ben appostato sul primo palo. Ma era quasi sul fondo, Cuadrado, destro micidiale, eccezionale. Guarda in mezzo, la finta con gli occhi. E poi il pallone passa vicino al primo palo, beffando Lopez. Ma la doppia finta di Cuadrado è stata straordinaria. Morel è rimasto proprio fermo, piantato a terra, gli ha rubato quei due metri.